Uomini e donne, Paolo sceglie Angela? Polemica per il triangolo in villa. Uomini e donne, il tronista ha comunicato la sua decisione all'esterno degli studi. Una villa e due donne che si contendono lo stesso uomo e si giocano le ultime chance per convincerlo a dire sì. Dopo tanti tentennamenti, accese discussioni e polemiche, Paolo Crivellin, video, è arrivato al momento della scelta. Il tronista è arrivato al momento dell'epilogo con una serie di dubbi, manifestando di provare gli stessi sentimenti sia per Angela Caloisi che per Marianna Acerno. Di fronte alle indecisioni del torinese, le due giovani hanno manifestato l'intenzione di lasciare il programma. Nonostante siano trascorsi 6 mesi dall'inizio dell'avventura nel People Show di Canale 5, l'ex tentatore ha spiegato di avere bisogno di un'ultima verifica per poter sciogliere definitivamente le riserve. Vorrei trascorrere 2 giorni con loro per capire alcune cose. Le due corteggiatrici hanno manifestato delle perplessità sulla proposta di Paolo ed hanno deciso di prendere del tempo. Nel corso della puntata del Trono Classico di Cancelletto Uomini e Donne del 5 febbraio, Maria De Filippi ha annunciato che le due casertane hanno deciso di mettersi in gioco. Angela e Marianna si sono ritrovate in una villa con il tronista. Le due ragazze sono state dislocate in 2 ambienti diversi, con la possibilità di vedere quello che faceva il tronista attraverso un televisore. I baci in piscina. Le critiche di Marianna. Crivellin ha incontrato per prima Marianna, al quale ha riservato abbracci e timide coccole sotto lo sguardo di una perplessa Angela, dopo che la rivale ha deciso di interrompere il collegamento. https://pbs.twim.com/media/dvr6fsgaitzker? Formato uguale e lunga pg. In seguito è toccata alla Caloisi raggiungere Paolo, con il quale ha vissuto un momento intimo nella vasca idromassaggio che ha mandato in tilt Marianna. I baci e le tenerezze in acqua hanno spinto la 28enne a spegnere la televisione. Crivellin, pensando che la situazione avesse potuto dar fastidio alla ragazza, ha deciso di raggiungerla nell'ala della villa dove si trovava la ragazza per un chiarimento. Alla fine il tronista ha riservato il bacio della buonanotte ad Angela Caloisi. In seguito le corteggiatrici si sono ritrovati negli studi di Uomini e Donne per la scelta. Paolo ha incontrato per prima Marianna, al quale ha riferito di aver compreso nella villa la differenza dallo star bene con una persona al desiderarla. Meriti un uomo che ti guardi con la stessa intensità con cui tu guardavi me. Ma quella persona non sono io. Un video messaggio per scegliere Angela. La Acerno ha ribattuto che si aspettava una simile decisione. Nonostante ciò, pensavo che fossi più coraggioso. Questa scelta potevi farla prima e, se proprio avevi delle insicurezze, potevi portare avanti altre persone. La giovane ha lasciato gli studi dell'Helios in lacrime. In seguito Angela si è ritrovata davanti ad un grande schermo in uno scenario da favola con Paolo, che ha comunicato di averla scelta attraverso un video messaggio. Le modalità con quali Crivellin ha compiuto il passo decisivo sono state criticate dai seguaci del People Show. Sui social network in molti hanno criticato l'incontro a tre in villa, è una cosa imbarazzante. E c'è chi ha sottolineato che le due ragazze non avrebbero mai dovuto accettare una simile proposta. Nel mirino anche la redazione di Uomini e Donne, Paolo non meritava tutto questo spazio.